2 milioni di euro per il rilancio e il potenziamento del comparto ovicaprino dal latte toscano, concentrando gli sforzi su promozione e sostegno a tutta la filiera. Il protocollo d'intesa è stato firmato a Firenze e coinvolge tutti i soggetti che fanno parte del tavolo di filiera attivato dalla Regione Toscana, ovvero organizzazioni professionali agricole, centrali cooperative, consorzi di tutela delle denominazioni d'origine protetta dei formaggi e caseifici toscani. Adesso chiediamo che anche l'Europa, abbiamo fatto domanda perché si sblocchino le risorse del nostro piano di sviluppo regionale per supportare meglio il settore della pastorizia, il settore della filiera del pecorino. Insomma, una firma importante, noi stiamo lavorando, chiediamo che anche il governo faccia la sua parte. Il provvedimento della Regione si è reso necessario per arginare una situazione di crisi degli allevatori toscani dovuta ad alcune ristrutturazioni decise da alcuni importanti gruppi industriali nazionali. È un problema che interessa anche altre regioni, in primis sicuramente la Sardegna, il Lazio, l'Abruzzo, ma è un tema di cui noi ci vogliamo far carico al tavolo nazionale con il Ministro e capire come possiamo dare una risposta più concreta al mondo allevatoriale in termini di remuneratività e quindi di prezzo a chi fa la produzione primaria e in termini anche di valorizzazione dei prodotti finiti. A questo provvedimento da 2 milioni di euro si aggiunge poi un altro milione che la Giunta regionale toscana ha recentemente deliberato per i danni da predatori.